all'Ercara Friddi, settima edizione del My Way Festival. È un momento importante per rivalutare il territorio in un paese dove è anche difficile arrivare a causa delle strade, ma che tanto sta facendo con questo festival per dare un impulso musicale, un impulso imprenditoriale ed enogastronomico a tutti i paesi vicini. La prima volta che Panastudio è media partner del progetto, è un progetto grosso che di anno in anno cresce e si afferma a livello nazionale. Con noi Antonio Licata, coordinatore del My Way Festival. Benvenuti all'Ercara Friddi, il paese di The Voice, il paese della musica. Speriamo nel tempo di far diventare questo territorio, questo paese, questa cittadina, l'Ercara, la città della voce. Inizia la settima edizione del My Way Festival con il concorso The Voice per i giovani emergenti della musica jazz. Ci sarà questa sera la semifinale, domani sabato avremo la finale del concorso The Voice. Subito dopo avremo Gianluca Guidi Quartet, un tributo a Frank Sinatra, il centenario della sua nascita, non poteva mancare, un tributo al grande artista. Domenica i Camera Soul. E nel corso della serata daremo il primo premio all'Ercaresi nel mondo a Felice Bongiovanni, soprano lirico. Ma anche un momento importante, poi andremo a vedere personalmente, anche un museo nato per la volontà dell'organizzazione, ma anche per delle donazioni giunte improvvisamente da una signora che sicuramente con l'Ercara Friddi ha poco diciamo, a che fare. Il My Way Festival non è solo musica, ma anche una riscoperta del territorio, la Valle del Torto dei Feudi, ci sarà la gastronomia, ci sarà una mostra di pittura di Antonello Blandi, soprattutto ci sarà la punta di diamante di quest'anno, il museo dedicato a Frank Sinatra. Abbiamo avuto l'onore di ricevere in donazione da parte di una grande fan di Frank Sinatra, Irene Soggia, ci ha donato tutta la sua collezione e di questo noi abbiamo fatto un museo in questi 3 giorni che si trova in Sala Patagonia, sempre in Piazza Duomo, ma sicuramente dopo questo museo diventerà sicuramente una mostra museo permanente all'Ercara Friddi per accogliere tutti i fan di Frank Sinatra nel mondo a visitare le origini del grande artista. Quindi i nonni di Frank Sinatra, Saglimbeni, originari di Ercara Friddi, trovano di nuovo grande lustro anche con questo museo, oggi soltanto per i 3 giorni del festival, ma da domani si spera che addirittura il progetto è di acquistare la casa dei nonni per far diventare un museo permanente il museo che oggi è presente qua in paese. Assolutamente sì, speriamo quest'anno con il contributo soprattutto di tutti i cittadini e non solo che stanno alimentando questo My Way Festival di realizzare una fondazione l'Ercara Città della Voce. In questa fondazione sicuramente dovremmo trovare una sede, in questa sede che speriamo possa essere la casa dove visse il nonno di Frank Sinatra, fare anche un museo permanente a lui dedicato. Con Marianna Giangrasso dal The Voice per la prima edizione e per la prima serata dove si sfideranno 9 artisti sui brani di Frank Sinatra. Uno è un brano del repertorio di Frank Sinatra e uno è una ballad jazz. Questa sera 9 si sfideranno e 3 andranno in finale domani sera e domani sera naturalmente ci sarà la premiazione primo, secondo e terzo classificato. Il jazz, una musica prima riservata a un'elite, oggi comincia a essere diffusa su tutto il territorio nazionale, internazionale, una musica per tanti. Sì, infatti lo dimostra anche il fatto che abbiamo un'età molto varia nei concorrenti, ragazzi anche molto giovani che si approcciano appunto al jazz. E allora li andiamo a conoscere tutti? Sì, conosciamoli. Io sono Michele La Rosa, vengo dall'Ercara e sto portando 2 pezzi, uno di Frank Sinatra e l'altro di Nat King Cole, che sono Fly Me to the Moon e Love. Io sono Roberta Pecoraro, vengo da Vicari, ho quasi 16 anni. Questa sera canterò Natural Woman di Aretha Franklin e Sway. Sono Chiara Tinirello, vengo da Palermo, ho 25 anni ed eseguirò How High the Moon di Morgan Lewis e Lush Life, autore Billy Strayhorn. Sono Valeria Terruso, vengo da Palermo e interpreterò I Love You e Moody's Mood for Love. Mi chiamo Samuele Ricobene, ho 20 anni, vengo da Caltanissette e le mie scelte sono orientate verso Putting on the Ritz nella versione di Robbie Williams e George on My Mind di Ray Charles. Vengo da Palermo, ho 14 anni e stasera canterò Twist e The Stella by Starlight. Sono Caterina Graffagnini, vengo da Palermo
e interpreto una canzone di Billie Holiday, Don't Explain, e The Lady is a Tramp, uno swing standard proprio di Frank Sinatra. Sono Loredana Parisi e vengo da Palermo. Questa sera i brani che interpreterò sono Nature Boy e They Can't Take That Away From Me. Sono Martina Nocera, ho 17 anni, vengo da Valle d'Olmo in provincia di Palermo e canterò I Won't Dance e All of Me nella versione di Ella Fitzgerald. E allora buona fortuna, da questi concorrenti e da questi artisti usciranno i tre, diciamo, finalisti del The Voice. Questa è la Sala Palagonia, dove è sorto il museo di Frank Sinatra, per tre giorni tutti i cimeli donati da questa fan che andremo a conoscere troveranno posto in Sala Palagonia. Un domani si spera che nasca un museo permanente dove poter allocare tutti i cimeli e tutti gli oggetti, i dischi che Irene Soggia, fan di Frank Sinatra da Pesaro, ha deciso di donare, conoscendo e avendo conosciuto questo festival, tutta la fondazione che sta curando questo My Way Festival, sì, in onore del grande artista. Sì. 300 dischi, tra i quali i famosi, vabbè, vinile che conoscono tutti, soprattutto i 78 giri in bachelite, i 45 giri che adesso non esistono più, le musicassette che adesso non esistono più e la famosa pubblicità della Perugina, dei Baci Perugina, che Frank Sinatra fece in un tour che fece qui in Italia negli anni 50 e poi 60. E questa è, io ho la locandina originale di quell'epoca e mi piace donarla qui a casa sua all'Ercara Friddi. È stato incisivo il suo commento prima dell'intervista, dice portiamo Frank a casa. Sì, questo me lo prendo come vanto per l'amore che ho da sempre per Frank Sinatra, da quando ero una bambina. Porto io Frank Sinatra a casa, quindi Frank Sinatra deve stare qui all'Ercara Friddi. Felicia Bongiovanni, soprano di fama internazionale, nata all'Ercara, oggi alla serata conclusiva del My Way Festival per ricevere un premio My Way Festival The Voice, l'ercaresi nel mondo. È stata una grande gioia aver ricevuto questo invito dall'organizzazione di questo meraviglioso festival proprio dedicato a Frank Sinatra, soprattutto perché ci sono queste origini lercaresi dove si evidenzia una genetica alle belle voci, perché Frank Sinatra ha avuto le origini all'Ercara Friddi. E la sottoscritta che è stata invitata per ricevere questo premio ha le medesime origini. Ho assistito alle eliminatorie della semifinale del concorso del My Way Fest, a tutte voci meravigliose. È la zona che produce, sì, belle voci. C'è una coincidenza che mi ha fatto fare questa riflessione, evidentemente c'è questa zona che produce proprio la bella voce, The Voice, la bella voce, la voce mediterranea. Infatti ho fatto questa riflessione, come a Bologna c'è Dalla, c'è Ligabue, c'è Zucchero, c'è Mingardi, c'è Morandi. Qui noi abbiamo in Sicilia, l'Ercara Friddi, questo sviluppo di belle voci, proprio la voce mediterranea. Quando mi hanno offerto come prima edizione il primo premio una cantante lirica, è stato per me una grande emozione, anche perché in questo posto io ho trascorso l'infanzia, venivo sempre il mese di luglio per la Trebbia, tutti i miei parenti sono tutti di qui e quindi è una grande gioia, insomma, riuscire a unire la musica, l'arte e la famiglia. Una cantante lirica col jazz nel sangue, perché è stata attenta osservatrice oltre che giurata. Hai detto bene, col jazz nel sangue, una cantante lirica blues, black dico io, perché mi è sempre piaciuta la musica jazz, le jazz band, Glenn Miller, lo stile di Frank Sinatra. E quindi sono delle coincidenze troppo belle ed è una grande gioia. Speriamo che allora anche per l'Ercara e i paesi attorno all'Ercara questo sia veramente un qualcosa che possa attrarre anche intenditori jazz, musicisti, e possa diventare un polo internazionale. Possa diventare un polo internazionale, perché con queste origini di Frank Sinatra abbiamo il dovere, proprio un dovere, una responsabilità, portare questo marchio in tutta la Sicilia, svilupparlo sempre di più qui all'Ercara e in Italia e in tutto il mondo, perché è una grande, grande responsabilità e
e siamo in crescita e abbiamo bisogno dell'aiuto delle ercaresi e di tutti coloro che amano il jazz e che amano le belle cose. Ambasciatrice della pace, sarai anche ambasciatrice di Lercara nel mondo per promuovere questo bel evento musicale con le belle voci. Assolutamente sì, lo faccio con tutto il cuore, con tutto l'amore, con tutta la passione, assolutamente sì. La solista interpreterà canzoni di jazz, soul e funk, sì, sono tutti brani inediti che sono stati scritti insomma da Pippo e Piero Lombardo, che quindi proponiamo, sono per la maggior parte tratti da Dress Code, che è il nostro ultimo disco, e poi ovviamente anche noi faremo un piccolo omaggio alla musica di Frank Sinatra, come è giusto che sia, visto che siamo, voglio dire, nel paese natale dei suoi genitori. Ci fa molto piacere e mi farà molto piacere cantare un brano insomma anche per Frank Sinatra. Piero Lombardo, manager ma soprattutto compositore di musica jazz soul, qua in veste di manager prevalentemente, ma soprattutto è importante sottolineare una cosa: c'è un bellissimo trade union con Frank Sinatra. Noi negli Stati Uniti stiamo avendo un successo strepitoso e in tutti i paesi di lingua anglosassone siamo in submission ai Grammy Awards di Los Angeles per l'ennesima volta, perché è la seconda volta che ci capita, anche col precedente disco, e quindi questo trade union sta a sottolineare la nostra presenza qui a Lercara Free, di cui siamo venuti molto volentieri. Parte, diciamo, i paesi internazionali, dalla Puglia, sì. Un abbraccio a Bari. Noi siamo tutti pugliesi, baresi prevalentemente. Siamo felicissimi di essere qui in Sicilia, che è una terra stupenda, a parte raggiungere alcune località che è un po' faticoso, però è veramente sono posti incantevoli. Ultimamente la Puglia va davvero forte con la musica. Anche voi non scherzate come siciliani, siete molto bravi sul jazz, ci sono dei compositori bravissimi. Però noi veramente stiamo facendo delle belle cose, siamo contentissimi, siamo stati primi nella UK Soul Chart per un mese intero ed è una cosa che solo questa band italiana ha mai realizzato nella storia, ecco perché vi auguro un buon ascolto stasera, perché ascolterete dei brani veramente difficili ma molto molto divertenti. Ciro Coniglio, sindaco di Baucina e presidente del Metropoli Est Gall, per rilanciare il territorio e dare una forte scossa, un forte impulso anche tramite il My Way Festival. Sì, il My Way Festival è all'interno di un progetto, di un'associazione che abbiamo finanziato. Principalmente le associazioni, qua accanto abbiamo Turinetti, che è un'altra nostra associazione finanziata, serve proprio per promuovere nei territori tutte le attività culturali e turistiche, ma principalmente fare conoscere i territori. Questa sera è un'occasione per fare conoscere anche questa realtà lercarese, ma principalmente le associazioni hanno il ruolo di fare conoscere i territori, i percorsi, gli itinerari rurali, che diciamo che nel mondo intero siamo fuori, perché il turista in linea di massima arriva principalmente dalla grande città e si ferma. Stiamo puntando con il primo finanziamento del GAL, che siamo nella parte conclusiva, ma nella seconda programmazione regionale 2016-2020 rafforzare questo percorso che abbiamo iniziato proprio per mettere queste meraviglie all'entroterra palermitana, alla conoscenza del mondo, sia come attività culturale, paesaggistica, ma principalmente come alimentazione mediterranea. Anche Francesco Panasci, promotore di tutta la manifestazione, qua presente con la Pana Studio per riprendere tutto il festival e tutto il percorso che sta facendo questo paese, con un museo, con un percorso enogastronomico. E Turinet, che in questa edizione di questo festival ha voluto mettere un suo strumento, che è la comunicazione, uno strumento importante che permette ancora di più di promuovere quello che di bello si produce in questi territori. Spesso portare all'esterno quello che accade all'interno di un territorio siciliano è complicato, vuoi perché mancano gli strumenti di comunicazione, vuoi perché comunque sono un po' lontani dalle grandi città. Allora l'idea che un po' ha trasmesso il presidente del Gallo con tutto il CDA insieme alle imprese beneficiarie è quella di poter permettersi un proprio attrezzo di comunicazione che è Turinet e che ha sede a Baucina. Turinet poi insieme a Sicilia HD, che è invece l'emittente capo della Pana Studio, ha voluto dare uno spazio ulteriore a questo festival, perché riteniamo che sia una manifestazione che deve andare fuori, deve essere conosciuta, va ancora di più curata, va ancora più come dire, corredata di piccole sfumature date, fatte con gli organizzatori, e sicuramente nel prossimo futuro vedremo questo My Way Festival come una sorta di Umbra Jazz nel mondo, però in Sicilia.
Proprio a proposito del My Way Festival, musica è davvero importante, ma come diceva Francesco Panasci, il territorio è difficile da raggiungere, anche per una strada che ci fa soffrire. Sì, hai ragione, effettivamente non è solamente questo tratto di strada, ma è tutta la Sicilia che ci fa soffrire come viabilità. Noi ci auguriamo che i governi che ci governano su questo, è perché è fondamentale, noi, perché se vogliamo fare turismo dobbiamo mettere le persone in condizione di arrivare nei luoghi che promuoviamo, se no non abbiamo fatto niente. Io, questo è un problema più grosso del nostro. In più volevo dirti un'altra bella notizia: siamo stati i primi nei percorsi religiosi nel bando che ha fatto la regione siciliana. Va a intregarsi percorsi religiosi nei percorsi di itinerari agrari, anche perché in questi giorni, in settimana, con l'assessore Calze e il dottor Gianbortone o la delegazione Breton, oggi già in Sicilia, si firmerà un protocollo d'intesa per creare un volo diretto fra la Britannia e Palermo, fra Brest e Palermo. A proposito dei percorsi religiosi, qua la religione e le tradizioni sono davvero sentite. Sì, noi abbiamo fatto un piccolo percorso perché poi abbiamo visto mega progetti, però se c'è l'idea del compostero, diciamo, di farlo, iniziamo con i piccoli percorsi, mettere in condizione in 60 km, 70 km, fare un cammino che noi partiremo da Mezzoiuso e ci arriveremo ad Altavilla con il Santo della Madonna, passando da Bavucina, che c'è il Santo di Santa Fortunata. Abbiamo queste due bellissime realtà religiose che sono conosciute a livello mondiale, a livello regionale, ma fortemente conosciute. Giuseppe Ferrara, sindaco di Ercara Friddi, tre giorni importanti per il paese, dove si è celebrato non solo Frank Sinatra, ma anche un momento di grande musica jazz, di artisti d'eccellenza, scanditi in una manifestazione come The Voice e oggi con questo gruppo jazz davvero d'eccellenza. È un momento particolare per la nostra Lercara che io in questo minuto ho l'onore di rappresentare e esprimo la mia soddisfazione, la mia gioia nel vedere la partecipazione di artisti di altissimo livello, ma soprattutto di aver recuperato l'identità di alcuni lercaresi che sono sparsi nel mondo, come Frank Sinatra, che è stato così la punta di diamante, ma anche la nostra Felice Bongiovanni, che questa sera ci ha onorato della sua presenza. Oggi ospiti anche durante questo scambio di battute in quello che dovrà diventare il museo di Frank Sinatra. Ci sono delle aspettative importanti per questo luogo, pieno di cimeli donati da una signora di Pesaro. Certo, io proprio ieri sera nell'inaugurazione del museo di Frank Sinatra ho promesso e sarà oggetto di riflessione per creare a Lercara un luogo di apprezzamento e di gioia e di condivisione con quelli che sono stati i valori di Frank Sinatra.